La deve scegliere per due motivi. Uno, perché è lettera ed è ottenuta da vinacce di Nerello Mascalese e quindi è da il profumo del nostro territorio. E poi la deve scegliere per il nome che abbiamo dato a questa grappa, un po' legato alla nostra tradizione siciliana. L'abbiamo chiamato come una poesia del 1300. Rosa fresca aulentissima. Ve la ricordate? Rosa fresca aulentissima, capparri in ver l'estate, le donne ti desiano pulzelle maritate. L'abbiamo chiamata così. E c'è un doppio senso. Intanto chi l'ha scritta questa poesia? L'ha scritta Ciullo d'Alcamo. Spesso lo chiamano Cielo d'Alcamo, ma in effetti si chiama Ciullo perché c'è, tra virgolette, un doppio senso. Ciullo d'Alcamo. E rosa fresca aulentissima, che cos'è? In ver l'estate. L'estate che cos'è? L'estate erano le gonne che gli uomini del 1300 utilizzavano e quando i giullari andavano a raccontare le loro storie, le gonne le alzavano. E che cosa si vedeva sotto la gonna? Rosa fresca o lentissima, che piace alle donne. Cappare in ver l'estate sotto la gonna, le donne ti desiano pulzelle e maritate. Quante bottiglie farete? Facciamo 699 bottiglie numerate da 1 a 699.